grazie, grazie dal profondo del cuore a tutti. Il primo applauso ai volontari, alle persone che hanno reso possibile la 10ª edizione della Leopolda e a tutti gli amici che sono fuori, migliaia di persone che non sono riuscite a entrare. Il prossimo anno dice forse non la facciamo più la Leopolda. No, perché dobbiamo prenderla più grande. No, la Leopolda continueremo a farla. Mi è preso un po' di silenzio. Ma non possiamo certo fare un abuso edilizio e allargarla, non ci sono condoni, almeno non con il nostro governo. Il punto fondamentale è che oggi noi siamo qui per dire una cosa semplice. Popolo della Leopolda, non avere paura. Quando uno fa una canzone dopo una scissione rischia persino di venirgli meglio, come è successo a Tommaso Paradiso. E quando uno fa un partito dopo una scissione verrà molto meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Non abbiamo paura. Prendiamoci cura gli uni degli altri, siamo pronti a guardare al futuro recuperando la speranza, perché poi alla fine cos'è la Leopolda? La Leopolda è quel luogo dove da 10 anni si viene a prendere un pieno di speranza, di energia, si viene a credere, a toccare con mano che la politica sia una cosa possibile, che non ci sia un futuro per questo paese soltanto per populisti e qualunquisti e demagoghi. Si viene alla Leopolda perché si pensa di poter dire parole che fuori da qui possono sembrare parolacce. Io credo nella politica, io credo nell'impegno, io non sono egoista, io non lascio il futuro soltanto a chi vive di slogan. Questa è la Leopolda. È stato così in 10 anni, ed è stato così in 10 anni abbastanza strani, belli, ne abbiamo combinate di tutti i colori,